Bene, allora io avendo tantissime cose da dire, sono costretto un po' a correre. Immagino, spero, credo che una parte di chi è in ascolto abbia già visto la prima presentazione. Siccome penso che alcuni non l'abbiano vista, faccio rapidamente di nuovo un inquadramento e scorro attraverso le diapositive, anzi Appreso, corro non me attraverso lo le carica. diapositive. Allora, il tema, come avete capito, è quello della pandemia, una pandemia annunciata, una pandemia che purtroppo aspettavamo da anni, una pandemia che, come in tutte le storie di questo tipo, è stata lungamente appunto attesa e quando è arrivata eravamo in buona parte impreparati, con una grande differenza. Voi vedete questi articoli che ho messo lassù. In rapida successione, 2003, 2004, 2005 erano gli anni della prima SARS, del coronavirus del 2002 e gli anni della cosiddetta aviaria. Molti ironizzavano, sostenevano che qualcuno stava facendo degli avvisi o incauti o prematuri o addirittura legati a grandi interessi. Chi lavorava in questo campo, io in quegli anni ci lavoravo perché un colonnello dell'esercito mi aveva chiesto, occupandomi io un po' di genetica dei virus, a che punto eravamo con le conoscenze sia sull'H5N1 dell'aviaria sia sul coronavirus della SARS. Ecco poi 2007, 2009, 2017, vedete, sono le altre date, ce ne sarebbero tante, degli allarmi pandemici lanciati inutilmente. Dopodiché arriviamo alla storia recente. Vedete, qui è un grafico che riguarda il mese di gennaio. Sapete un po' tutti, io vado veramente per sommi capi. Cosa mi interessa di questa prima diapositiva? Far vedere come i cinesi sicuramente sapevano già a dicembre quello che stava succedendo, lo hanno tenuto nascosto per un po', dopodiché loro erano prontissimi e gli altri no. Come vedete, già il 16 di gennaio sono arrivate notizie, poi vedremo che sono arrivate anche in Italia, sui primi casi anche in Giappone, poi a Taiwan, poi a Macao, poi in Malesia, poi in Hong Kong, poi via via in tutto il mondo, vedete Canada, Germania, insomma, cosa voglio dire? Voglio dire che già alla fine di gennaio il mondo sapeva che stava succedendo qualcosa di drammatico, lo sapevano gli esperti, no? Evidentemente, come vedremo, non erano moltissimi gli esperti. Allora, detto questo, rapidamente guardate quest'articolo 2007, il coronavirus veniva studiato a fondo perché si sapeva che c'erano una serie di virus, anche di altri animali, di coronavirus nei serbatoi naturali, come i pipistrelli e come altri animali più o meno tropicali, che erano in uno stato, diciamo, di attività pericolosa. Lo si studiava in tutto il mondo, arrivano, dicevamo, le prime notizie in gennaio e vediamo, l'ho fatta vedere l'altro giorno, ma vado più rapidamente, le diverse strategie adottate. La Cina chiude tutto, chiude Hubei, la provincia con 56 milioni di abitanti, la provincia di Wuhan, e riesce nel giro di un mese a rapidamente chiudere le porte, cioè letteralmente le catene di trasmissioni al virus. Cosa succede in Corea? In Corea non si fa il lockdown non serve se si parte presto col monitoraggio, infatti la Corea fa immediato monitoraggio, gli unici che in qualche modo lo hanno capito in Europa sono i tedeschi, fa l'immediato monitoraggio non solo dei casi ma di tutti i contatti, utilizza un'app che adesso tra poco vedremo, ecco qui, che anche in Italia è stata proposta e a mio parere verrà adottata con le critiche da parte di quelli che dicono serve a controllare la nostra vita. Sì, è anche probabile, è anche possibile, però a mio parere in un momento di pandemia bisogna dare una misura corretta a quelle che sono le nostre preoccupazioni. Ci controllano, ok, lo sappiamo, però se il controllo serve a evitare disastri, io credo che il controllo, e in questo caso la pandemia è un disastro potenziale per non per pochi giorni, come qualcuno continua a dire e a credere, ma per molto tempo, credo che anche i controlli possano essere accettati. Allora, detto questo, la Corea fa un monitoraggio attento, blocca le strade
al virus e arriviamo all'Italia. L'Italia cosa fa? L'Italia arriva in ritardo, poi vedremo che ci sono dei motivi per cui l'Italia arriva in ritardo, perché in realtà, come vedremo tra poco, il 31 dicembre sulla Gazzetta della Repubblica viene fuori l'annuncio che siamo in un momento pericoloso, pre-pandemico, diciamo così, però provvedimenti non vengono presi, gli ospedali non sono pronti, ma soprattutto non è pronto il territorio. Lo dico fin da adesso, una pandemia, questa è proprio la golden rule, il golden standard, si ferma la pandemia sul territorio. Il virus non deve entrare in ospedale, lo sapevamo, ma chi si occupa di queste cose professionalmente da anni lo sa, evidentemente non lo sapevano lì dove sarebbe stato utile saperlo. Cosa succede? Succede che il virus dilaga, adesso vedremo come, nel nord Italia. A quel punto è necessario il lockdown, lo facciamo, ha i suoi meriti, perché credo che senza lockdown avremmo avuto una crescita esponenziale. Ecco gli inglesi. Gli inglesi, gli anglosassoni in generale, inglesi e americani, inizialmente sostengono darwinianamente che le epidemie fanno parte della storia e della vita, che bisogna lasciare correre e che di fatto se muoiono qualche migliaio di persone, della vita. È una follia pura, infatti il primo a pagare è proprio Boris Johnson, che come ricorderete va in tutti i video del mondo a raccontare che gli inglesi non hanno paura, che anche se morirà qualche persona, ecco, lui è stato il primo a rischiare la vita, diciamo da incauto, quantomeno è mal consigliato. Vedremo tra poco che proprio l'Inghilterra è uno dei paesi in cui il virus rischia di dilagare, e soprattutto gli Stati Uniti, che hanno seguito questa logica a ruota per troppi giorni, e bastano pochi giorni per fare rischiare un disastro. Allora, se questa è la preistoria, diciamo l'inizio di tutto, ecco i dati. Adesso facciamo rapidamente un'analisi dei dati. Questa è la situazione planetaria il 25 marzo, quindi poco meno di un mese fa. Vedete che in Oriente si sta spegnendo, l'Europa e purtroppo proprio l'Italia è diventato il nuovo epicentro della pandemia. Lo continuo a dire perché evidentemente c'è stata una scarsa attenzione iniziale, non si è capito che si tratta di un virus molto pericoloso. Poi vi farò vedere del resto alcune affermazioni di personaggi noti che continuano purtroppo a dire il virus non è pericoloso. Io sul virus mi soffermerò poco, perché non avrò molto tempo a disposizione, ma vi farò vedere perché questo virus invece è pericolosissimo. Allora, andiamo avanti, ecco i dati. Allora, siamo 25 marzo, dicevo. Vedete che in Cina, in Corea, la situazione si è bloccata, sono arrivati a quello che sono i morti, che poi vedremo anche attualmente, sono grosso modo questi. In Iran, unico paese medio orientale, con dati invece di un aumento significativo, ma vediamo l'Europa. Già il 25 marzo l'Europa, purtroppo l'Italia soprattutto, è diventato, dicevamo, il nuovo epicentro. Faccio vedere rapidamente questi dati, perché poi li paragoneremo con i giorni e le settimane successive. Allora, l'Italia è il primo paese europeo che si trova purtroppo travolto da questa epidemia. Vedete, 6.820 decessi, siamo al 25 marzo. La Spagna ci segue a ruota, 2.696. Io segno quei paesi che fin dall'inizio vediamo essere travolti e vedremo essere in prospettiva travolti, perché la Francia attualmente ha ancora soltanto 1.100 morti e 22.000 casi in tutto, ma gli Stati Uniti hanno addirittura soltanto 673 morti. Allora uno può dire, se uno guarda così come alcuni facevano il 25 marzo, beh, tutto sommato è stata una sfortuna, l'Italia è stata la prima travolta, magari gli altri faranno a tempo. No, non hanno fatto a tempo, perché mentre i paesi orientali, il sud-est asiatico, la Cina, il Giappone, erano, sembra un gioco di parole, vaccinati dalle precedenti esperienze come la SARS e come l'H5N1, noi evidentemente non eravamo vaccinati. Quindi vediamo quello che è una crisi progressiva. Questi sono i dati del 25 marzo, arriviamo al 5 aprile, sono passati 10 giorni, vedete che lo scenario nel sud-est asiatico non è cambiato, la pandemia è stata veramente fermata, in Iran invece i numeri cominciano ad aumentare, ma soprattutto ecco qui, Europa, siamo ai primi di aprile. Vedete quello che sta succedendo. La Spagna e l'Italia hanno raddoppiato i loro casi,
15.000 sono i casi italiani, i decessi, scusate. Io vi parlo essenzialmente dei decessi, perché purtroppo i dati, gli unici dati sicuri, anche con delle difficoltà di valutazione, sono questi. Cioè, sicuri poi fino a un certo punto, perché se è vero, come è vero purtroppo, che in Lombardia nei primi giorni molti decessi non sono stati registrati, questi 15.000 casi dei primi di aprile sono calcolati per difetto. Vediamo la Spagna a quasi 12.000, comincia a crescere la Francia, vedete che da 1.000 nel giro di pochi giorni è passata a 7.500, la Bretagna che è passata rapidamente a 4.300 casi, anche il Belgio va notato perché sembrano pochi 1.200, ma il Belgio e l'Olanda sono molto piccoli. Sono stati anche qui sottovalutati questi dati, perché vedremo che il Belgio si trova più o meno nella nostra situazione adesso. E vedete la clamorosa crescita degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che hanno deciso, darwinianamente lo sottolineo, di dire l'epidemia fa parte della vita, vedete che da 600 casi nel giro di 10 giorni passano a 7.000. Come potete immaginare, la rapidità dei contagi e dei decessi indica che non si è fatto nulla. Indica che si è perso il tempo fondamentale per bloccare tutto ed ecco la situazione. Andiamo avanti, siamo adesso al 7 aprile, 5 giorni dopo, vedete la situazione asiatica bloccata e vedete che invece continuano ad aumentare i dati in Europa e negli Stati Uniti. 13.000 sono diventati in Spagna, l'Italia è arrivata a 16.000 che, come dicevo, sono dati probabilmente ancora per difetto. La Francia, guardate che è arrivata nel giro di pochi giorni a quasi 10.000, la Gran Bretagna a 5.300, vedete che Belgio e Olanda cominciano a crescere e guardate il dato degli Stati Uniti. Da 600 nel giro di una settimana sono arrivati a 9.559. Allora, a questo punto si delinea il quadro, siamo arrivati adesso a qualche giorno fa, 14 aprile, vedete tutto bloccato in Asia, Cina addirittura leggete zero morti. Vedete l'Iran continua a crescere, però se i dati sono reali hanno una mortalità abbastanza minore che da noi, però sono sempre 5.000 i total death, i decessi totali, e vedete lo sfacelo di qualche giorno fa, perché la Spagna è arrivata a 18.000 morti, l'Italia ha superato i 20.000, la Francia è arrivata a 15.000, vi ricordate, pur partendo in sordina, la Gran Bretagna a 11.300, guardate il Belgio piccolo, l'Olanda, piccoli paesi che sono intorno ai 4.000-3.000 decessi, e gli Stati Uniti sono purtroppo oltre il 20.000. Tra l'altro, oltre 20.000, secondo i calcoli di alcuni giornali, in realtà negli Stati Uniti siamo già oltre i 30.000. Ecco qui il quadro generale, con qualche nota un po' particolare. Avrete visto molti di voi le immagini terrificanti dell'Ecuador, con decine, centinaia di morti per le strade, si legge 355 decessi in tutto. Come dire che non è detto che i dati siano molto attendibili in giro per il mondo. Siamo arrivati all'altro ieri, questo è il 16 aprile, vedete Cina ancora zero morti, Corea 4, tutto sembra bloccato e invece l'Europa continua a crescere. La Spagna si avvicina a noi, sono quasi 20.000, Italia 21.000, la Francia si avvicina a noi, 18.000, cresce la Gran Bretagna, guardate Belgio e Olanda, piccoli paesi, lo ripeto, quindi il tasso di mortalità qui è molto più elevato di come dice il numero crudo, e purtroppo gli Stati Uniti si avviano appunto ai 30.000 di cui dicevamo. Il Brasile comincia a crescere. Ecco qui il quadro. Gli Stati Uniti, perché il quadro degli Stati Uniti va studiato più a fondo? Perché come vedete tutto è concentrato nella zona di New York. Questo è un dato veramente importante, perché in una megalopoli, per ora è l'unica megalopoli del mondo colpita in maniera così violenta. Quindi che cosa succede? Questo signore lo conoscete, comincia dicendo è tutta colpa dei cinesi, è tutta colpa dell'OMS, noi non daremo più un euro all'OMS e via così. Nel frattempo il New York Times dice che i morti non sono 21.000, ma sono al 14 aprile 26.000. Come vedete, sia il quadro in questa immagine è molto chiaro, dalla Cina si va ad allargare verso l'Europa e si va ulteriormente ad allargare verso gli Stati Uniti, tipico di una sorta di bomba biologica
che è una pandemia in atto. Io continuo a sperare che lo si capisca tutto questo, che la si argini, che si trovino delle soluzioni a livello internazionale, che soprattutto non si pensi, come secondo me in Italia qualcuno comincia a pensare, purtroppo anche a sostenere sulla base di dati assolutamente fasulli, che è passato il peggio, adesso possiamo starcene tranquilli. No, siamo ancora in grado di evitare che questo diventi un panorama persistente, siamo ancora nella possibilità di evitarlo. Ecco qui, vedete i casi assoluti in Italia qualche giorno fa, questi 10 giorni fa, ma vedete la crescita che non è esponenziale, ma lo sarebbe stata qualora non si fosse fatto il lockdown. Questa immagine è più chiara perché vediamo dal lockdown in poi, per almeno 20 giorni, la crescita non si può arrestare. Perché? Perché come vedremo tra poco, la contagiosità del virus è molto protratta, si parla di circa un mese nei casi sintomatici, una ventina di giorni negli asintomatici, ma più si studia il virus e più si vede che la contagiosità probabilmente, la permanenza quindi nelle vie aeree di un virus attivo, è ancora più lunga di quanto si temeva. Vedete come è molto chiaro il grafico, la mortalità, vedete i decessi sono in nero e i casi sono in rosso. E via così, queste sono invece un po' ingannevoli, vedete, perché quando si parla dei contagi e dei casi giornalieri si dice sono in netto calo da qualche giorno, tutto dipende dal numero dei tamponi che vengono fatti. Quindi questo dato non è un dato significativo. Come non è un dato significativo questo, per cui le previsioni del governo, come vedete, purtroppo sono profondamente sbagliati, perché sulla base dei calcoli fatti sui tamponi avevano previsto, e anche con un paragone inadeguato col vero lockdown, che era quello fatto dai cinesi, avevano previsto, come vedete, che si sarebbe arrivata al picco intorno al 20 marzo e poi ci sarebbe stato un rapido declino. Assolutamente non è andata così. Il picco lo stiamo raggiungendo, speriamo, in questi giorni. Io penso che siamo arrivati al plateau e stiamo cominciando molto lentamente a decrescere, ma credo che sarebbe veramente pericoloso in questo momento abbassare la guardia. Questo è l'aumento, vedete in nero sono i decessi, poi vedete via via i ricoverati. Ecco, un dato positivo finalmente lo possiamo veramente sottolineare, perché è quello che ci fa veramente sperare. Vedete come stanno diminuendo i pazienti in terapia intensiva e in qualche misura anche i ricoveri, diciamo dei casi relativamente gravi. Vanno analizzati questi dati, è chiaro che i ricoveri in terapia intensiva sono diminuiti anche perché purtroppo alcuni sono passati nella parte nera dello schermo, quindi è anche per quanto concerne i ricoverati bisogna tener conto del fatto che a mio parere giustamente da qualche giorno è prevarsa la linea non andiamo in ospedale, cerchiamo di curare quelli che possono essere curati a casa, sia con ossigeno sia con farmaci utili, poi qualcosa diremo anche su questo. Allora, su qual è stato un errore fondamentale? Quello di sciorinare dati senza un chiarimento del loro significato. Per esempio, inizialmente si è parlato continuamente di dati di tassi di letalità e di mortalità confondendoli, sono totalmente diversi. Il tasso di mortalità, come vedete, è molto più attendibile, ma è stato poco utilizzato. Si fa il numero dei decessi al numeratore, si mette l'intera popolazione al denominatore, vedete, perché vi dicevo, se fatto così, per esempio, il dato belga viene fuori in tutta la sua drammaticità. Se invece si fanno i tassi di letalità, mettendo al numeratore i decessi, al denominatore i casi di malattia, quindi i casi accertati, si fa l'errore clamoroso di pensare che c'è una letalità, per esempio in Lombardia, che sfiora il 20%, come dire, sarebbe un morto su 5 casi. Capite l'errore clamoroso anche di comunicazione che è stato fatto. Il tasso di letalità è viziato dal fatto che al denominatore noi mettiamo solo i casi accertati. E siccome, tranne in Veneto, abbiamo fatto l'errore clamoroso di fare tamponi solo ai casi sintomatici e spesso ai gravi, anziché ai loro contatti, chiaramente abbiamo sbagliato la valutazione. Ecco qui molto più chiaramente la Lombardia, dove i primi 7 giorni sono stati quelli delle partite di calcio non sospese delle fiere, vedete la grande differenza col resto d'Italia,
Vedete il Veneto, dove tutto era partito in contemporanea rispetto alla Lombardia, è messo molto meglio. Adesso lo diremo perché. I tassi di mortalità, vedete come sono molto più chiari? Perché io vi faccio un esempio banale, tutto il nord è messo relativamente peggio del centro-sud, vedete però che ci sono alcune regioni come la Liguria, di cui non si parla, che non è messa bene, anzi è messa altrettanto male, perché bisogna fare il tasso di mortalità. La Liguria ha 1,5 milioni di abitanti, la Lombardia ha 10 milioni di abitanti, capite che il tasso di mortalità è molto più fedele in questo caso rispetto al tasso di letalità. Ora tutto questo va spiegato, va chiarito, altrimenti ci si confonde le idee usando termini impropri. Il sud, come vedete, è in generale messo bene ed ecco i dati italiani. Non posso andare nei dettagli, ma basta vedere di per sé i dati. Guardate quanti sono i decessi. Lombardia continua a dire guardiamo solo i decessi perché sono più fedeli. In Lombardia, pur essendo sottostimati, già il 19 marzo eravamo sopra i 2000. Seguiva l'Emilia Romagna, seguivano Veneto e Piemonte, tutte le altre regioni molto meno. Sei giorni dopo, siamo al 25, vedete che i dati sono più o meno simili ma raddoppiati, vedete la Lombardia 4.400, guardate il Veneto, vedete che è al terzo posto perché lo è rimasto, ma in realtà ha solo, dico solo, ma comunque solo rispetto alla Lombardia, 250 decessi. Ci sarà un motivo di questa enorme differenza, lo vogliamo arrivare a capire, vedete che continuiamo, siamo arrivati al 2 aprile, la Lombardia si avvicina a 8.000, il Veneto è 532, crescono Emilia Romagna e Piemonte, rimangono più basse tutte le regioni del centro e soprattutto del sud. Perché? Ma è evidente, perché come è successo, adesso lo vedremo in Cina, le regioni colpite all'inizio, in cui la contagiosità era molto, la diffusione del virus era già molto avanzata, sono state veramente prese in contropiede. Arriviamo all'altro ieri, vedete come la Lombardia il 9 aprile ha 10.000 decessi, ancora una volta lo sottolineo, sottostimati, vedete il Veneto, non entro in altri dettagli, ma qualcuno ha messo in dubbio che il Veneto fosse in una situazione molto diversa, ma insomma sono partite insieme. Hanno una popolazione sovrapponibile, è vero che la Lombardia è più popolata, ma qui stiamo parlando di 756 decessi il 9 di aprile rispetto a 10.022. Ecco, lo sottolineo e vedremo anche perché. Poi arriviamo all'altro ieri, vedete il Piemonte purtroppo è andato un po' a crescere, la Liguria anche, gli altri sono più o meno in linea con quello che abbiamo visto finora. Ultimi dati, 18.04, siamo arrivati a ieri, vedete che siamo a 12.000 in Lombardia e 2.500 in Piemonte. Continua a vedere che il Veneto è la metà del Piemonte, molto meno rispetto alla Lombardia. Come si spiega questo? Guardate questo grafico, questa è la Cina, a sinistra vedete l'epicentro che è la regione di Hubei, è stata rapidamente chiusa, vedete a destra le altre regioni, c'è un enorme divario. Dove è dilagato inizialmente il virus, nel giro di un mese ecco la mortalità, molto meno alta che in Italia perché comunque sia hanno fatto immediatamente monitoraggio e quindi quarantena dei contatti, questo è il punto fondamentale, non si sono limitati a isolare i malati, ma tutti i loro contatti, capite che l'enorme differenza è stata qui, ora la vedremo meglio, vedete il resto della Cina. Il divario è lo stesso che vediamo tra nord e sud Italia, quindi elementare Watson, basta con storie di altro tipo, è molto chiaro che quello che è successo lo vedete anche qui. Allora a questo punto noi abbiamo appena pubblicato, dovrebbe uscire oggi credo, un articolo sul Wall Street International Journal che è stato il primo interessato a capire quello che era la differenza tra paesi anglosassoni e in generale occidentali rispetto ai paesi del sud-est asiatico, qui è evidente il divario, c'è un global divide, vedete i paesi del nord Italia, chi prima, chi dopo, sono arrivati a questo disastro con la parziale eccezione della Germania che ha fatto tutta una serie di strategie intermedie ma che di fatto ha avuto molto meno decessi perché ha saputo in parte prevenire. La Corea l'ho messa nel grafico
come paese prototipico delle strategie. Questo è un bel grafico che hanno fatto con me, in particolare questo l'ha fatto uno statistico molto bravo di Milano, Enzo Grossi, e l'altro che mi ha aiutato in questo caso è anche Rodolfo Guzzi, sono un altro statistico, un fisico. Vedete molto chiaramente i dati tra nord e sud, quindi quello era il global divide tra paesi occidentali e sud-est asiatico, vedete l'Italian divide tra nord e sud. Tutto questo è clamorosamente chiaro per chi vuole capire dove si è interrotta la catena di trasmissione del virus, si è cambiato per fortuna, dove si è fatto e dove si è potuto fare il destino di una popolazione. Vedete, ecco, lo dico rapidamente perché poi ci tornerò, ma è importante, la differenza enorme tra Lombardia e Emilia-Romagna da un lato, negativamente purtroppo, e Veneto, è stata legata al fatto che è bastato un parassitologo molto valido, che è Andrea Crisanti, che è andato da Zaia, ovviamente non da solo, con una delegazione di colleghi dell'Università di Padova, e gli ha detto, senti, ferma il carnevale di Venezia, chiudi le università oggi, non domani. Così è stato fatto, hanno immediatamente fatto il lockdown nella zona di Vaux, non si sono limitati ai casi sintomatici, ma hanno fatto il monitoraggio dei contatti, hanno chiuso tutto. Hanno fatto bene? Beh, al momento in cui tu hai 1000 morti anziché 15.000, insomma, voglio dire, basta con le polemiche che invece vedremo, che sono come sempre in Italia all'ordine del giorno. Questo quadro rapido per farvi vedere che non è neanche vero che c'è un'enorme differenza tra maschi e femmine, questi sono dati ufficiali dell'OMS di qualche giorno fa, ed anche questo è interessante perché fa vedere come la distribuzione nell'età, è vero che chiaramente le persone anziane più fragili muoiono inizialmente molto, con molta più facilità, ma come vedete l'aumento maggiore negli ultimi 20 giorni non è stata tra gli anziani, l'aumento dei casi e dei decessi, mentre invece è stato tra i giovani. Questo è un dato importantissimo da valutare, perché è ovvio che chi ha già problemi, anche perché come ormai tutti sapete c'è una disfunzione endoteliale negli anziani che non c'è nei giovani, e siccome questo virus dà anche una endotelite sistemica, diciamo così, con tromboembolie, con coagulazione intravascolare, è chiaro che molti morti anziani sono morti da infarto o da stroke, però è quantomeno ipocrita e irresponsabile dire, vabbè, allora non è stato il virus, è stato il virus, perché non avrebbero avuto questo tipo di exitus così rapido e drammatico se non fosse arrivato il virus. Quindi basta con le stupidaggini del tipo, ah, ma quanti sono i veri morti da Covid e quanti sono per Covid o con Covid, insomma, sono la gran parte sono morti per il virus. E come vedete il dato che qui è non da sottovalutare è che purtroppo tra i giovani c'è un aumento e tra gli anziani c'è una riduzione. Allora, detto questo, c'è chi sostiene, ovviamente, da un lato, ho messo, scusate, questo mio articolo con questa mia faccia truce, ma è perché, proprio per far vedere l'enorme differenza, c'è chi continua, e vedremo che non sono pochi, a dire che il virus è una truffa, che non è vero, guardate un po', tutta la iperdestra americana. Lo dico subito, c'è un personaggio che si chiama Shiva, l'avrete visto e sentito con dei video assolutamente terrificanti dire che la pandemia è tutta un'invenzione. Guardate, non ho il tempo di analizzarlo, ma questo signore fa parte della destra radicale trumpiana, stanno utilizzando, facendo una battaglia alla cosiddetta sinistra, chiamiamola così, americana, ai democratici, tra cui Fauci, che è un grande virologo, stanno dicendo che hanno inventato la pandemia. Guardate che di questa stupidaggine non se ne può veramente più. Questo signor Shiva è uno che è un bilionario che viene pagato per dire queste cose, e purtroppo dilagano in Italia questi video. Allora, d'altro canto, ecco, questa è questa intervista che mi è stata fatta una quindicina di giorni fa, la utilizzo come una sorta di indice. La giornalista mi ha chiesto, ma allora della pandemia sapevamo? Ecco, qui io non mi soffermo, ma lo sapevamo e come? Lo sapevamo da anni, sapevamo che c'erano almeno 4 virus influenzali e 2 coronavirus che erano in bilico verso la possibilità di acquisire delle mutazioni proprio
in quel settore chiave che è la parte del virus che codifica, diciamo, per la proteina che aggancia le vie aeree superiori, lo sapevamo, lo abbiamo studiato in tutti i modi e lo abbiamo dimostrato tramite una serie di studi. In Cina, guardate le date, questa è l'inizio di gennaio, quando dalla Cina viene, questo sono giornali italiani come potete vedere, 6 di gennaio, ce lo siamo dimenticati, si parlava già di una possibile seconda SARS, Bill Gates, discusso personaggio, nessuno lo vuole giustificare, però Bill Gates comunque, che sia più o meno interessato, io non metto in dubbio che ci siano grandi interessi, però di fatto è uno di quelli che in questi anni ha cercato di aiutare questo tipo di informazioni, non so perché lo abbia fatto e devo dire non mi interessa più di tanto. Ecco qui i dati, 17 gennaio, il Ministero della Salute comunica che c'è un nuovo coronavirus anche in Giappone, il che significa che il Ministero della Salute sa che il virus non più soltanto in Cina. La Gazzetta Ufficiale il 31 dice, guardate che siamo in un momento delicato, dichiara una pre-pandemia. A questo punto in Germania hanno già dato finanziamenti per fare tutto quello che è rafforzare il territorio, non far entrare in ospedale il virus e ovviamente proteggere i medici. In Italia non si è fatto. La giornalista mi chiede a questo punto, ma chi doveva farlo? Esistita la possibilità, almeno all'inizio, di prendere, di renderci conto di tutto questo? Allora, io non polemicamente dico, anche gli esperti. Dico, anche gli esperti non avevano capito molto all'inizio, perché questo signore, lo conosciamo tutti, all'inizio aveva detto il rischio è, in Italia è zero. Ora, dico, lasciamo perdere, è un virologo, un po' di, come dire, di prudenza. Dopodiché devo dire però che Burioni è uno di quelli che dopo qualche giorno ha capito e ha cercato come poteva di rimediare a questo eccesso di cautela, chiamiamolo così. Nel frattempo arrivano le immagini dei cinesi, qualcuno continuava a ironizzare, ma siamo pazzi, cioè il 21 di gennaio viene fuori che i cinesi stanno costruendo ospedali, stanno facendo di tutto per bloccare una... Allora, la Cina, pensatela come volete, ma se un paese come la Cina costruisce ospedali a tempo record, blocca un'intera regione, chiude 60 città, ma insomma, voglio dire, c'è da preoccuparsi o no? Sono pazzi questi cinesi? A mio parere c'era da preoccuparsi, eravamo a fine di gennaio, la direttrice del Sacco dice non esageriamo, è un'infezione appena più seria di un'influenza. Io dico queste persone adesso dicano, beh ci siamo sbagliati, abbiamo valutato male, nessuno vuole crocifiggerli, vogliamo solo dire adesso dobbiamo dire abbiamo sbagliato la valutazione. Così anche il virologo Maga, che dice il 95% guarisce senza complicazioni, e Bassetti del Gaslini, che dice in Italia non è morto nessuno di coronavirus, basta bollettini di guerra. Ora, probabilmente volevano rassicurare, ma siamo al 26 di febbraio, capite? Non siamo al 4 di gennaio, siamo al 26 di febbraio, quando già Crisanti, per fortuna, aveva chiesto di chiudere la zona di Vo. Andiamo a quelli che vediamo tutte le sere, ecco qui Ricciardi che dice un virus respiratorio non si può fermare altrimenti si chiude l'intero continente, chi ha dato l'indicazione di fare i tamponi alle persone senza sintomi ha sbagliato, come a dire il Veneto ha sbagliato, capite? Cioè l'unica regione che ha fatto quello che doveva ha sbagliato, e ancora Ricciardi, in tutto il mondo abbiamo test non perfetti quindi è inutile farlo, di cosa parla? Dei tamponi, la verità è che non li avevamo, capite qual è il problema? La verità è che ne avevamo pochissimi, perché a differenza della Germania, che ha cominciato a gennaio a fare decine di migliaia a preparare i tamponi, perché la sequenza questa volta del virus, i cinesi l'avevano già pubblicata il 12 di gennaio, quindi chi ha voluto ci ha lavorato, gli australiani l'hanno, anche lo Spallanzani era in grado di farlo, quindi noi potevamo, ovviamente però Ricciardi giustamente, ma è più politica che altro, dice sono ottimista, non avremo il problema che hanno avuto in Cina dove il problema è stato molto più drammatico, ecco non è stato un gran profeta devo dire, ma di tutto questo continuo a dire non sono colpe gravi, sono errori di valutazione che poi vanno riconosciuti, e invece no, si continua a dire che ha sbagliato Crisanti. Si continua a dire che, e qui siamo ormai al 4 di aprile, che Crisanti, che invece ha capito, è quello che ha sbagliato.
perché ha fatto di testa sua. Cioè, anziché avere 12.000 morti, in Veneto ce ne sono 1.000. Ora, io spero che lo ringrazino prima o poi e che capiscano che è stato esattamente il contrario. Anziché andare a dire sono le scarpe, bisogna lasciare i vestiti fuori, le mascherine devono essere usate perché il virus gira per l'aria. Ma di cosa parliamo? Il virus non gira per l'aria. Purtroppo io mi sono dimesso, devo dire, anche dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, perché c'è stato, diciamo, un malinteso, ma io continuo a sottolinearlo, le piccolissime quantità di virus che sono in giro per l'aria non sono pericolose, altrimenti saremmo già tutti, diciamo, malati, per non dire peggio. Non è lì. Il virus si contagia, purtroppo, nei luoghi chiusi, quindi in famiglia, quindi negli ospedali, è lì che bisognava bloccare la catena di trasmissione. Io lo dico senza, come dire, senza mezze misure, è così. Quindi è vero che ci si infetta in giro, è vero che bisogna usare le mascherine all'aperto, è vero che bisogna usare le mascherine all'aperto perché dobbiamo proteggere gli altri. Se uno corre in giro, come purtroppo tanti, e non hanno le mascherine, sono degli irresponsabili, non per se stessi, ma perché continuano, se hanno il virus e sono portatori asintomatici, e come abbiamo capito sono molti portatori asintomatici, stanno diffondendo il virus. Ma non perché di fatto lì per lì è facile che avvenga il contatto, perché per strada è quasi impossibile, tranne se tu finisci proprio nella scia di un asintomatico. Finalmente qualcuno che dice giusto. Che, perché, scusate, ma sento dei ritorni, è meglio chiudere il microfono, perché non peraltro, ma perché ci si confonde. Allora, capito, questa è la situazione. Gli asintomatici, lo sappiamo, sono il 50-60% secondo alcune statistiche. Allora, a questo punto andiamo veramente a capire, vedete questo grafico, quanto dura il contagio. Ma il contagio dura lungamente, perché se voi vedete quali sono grosso modo stati calcolati i casi, 85% dei soggetti che incontrano il virus con una carica virale non sufficiente a dare una patologia grave, quindi siamo nell'85%, non hanno sintomi o hanno sintomi minimi, o quantomeno hanno la febbre, hanno un po' di tossettina alcune volte, ma di solito neanche questo. Vedete che questo 85% è contagioso per almeno 15 giorni negli asintomatici, per almeno 3 settimane quando si hanno sintomi lievi. Cosa significa contagioso? Significa che il virus è nelle vie aeree, che sta proliferando, che può essere trasmesso, dobbiamo saperlo, quindi anche io che sono asintomatico potrei averlo, quindi rispetto per gli altri, d'accordo? Invece vedete giù in basso il 15% che ha necessità, invece essendo casi gravi, di ospedalizzazione, e purtroppo il 5% che ha una situazione grave. Questo è il quadro generale. Probabilmente sono sottostimati gli asintomatici. Chiaro questo, sempre più chiaro. Sono sottostimati perché se fosse veramente il 5% che ha dei casi critici, sarebbe una situazione tipo spagnola. Quindi speriamo che siano sottostimati. Andiamo avanti, questi sono i decessi, ma non voglio tornare su cose tristi. Guardate questo dato, questo è pure da conoscere, cioè il tampone è sicuro. Il tampone ha una sicurezza del 70%, vedete sputum, 72%. Nasal swabs, cioè le secrezioni delle vie aeree ti danno una risposta che è probabile, sicura, perché c'è l'RNA virale, ma di fatto non sei del tutto sicuro perché non sempre lo trovi. Ecco, 60-70% dei casi non è pochissimo, ma poi va confermato. Allora, su questa base, cosa bisognava fare? Proprio l'altro ieri viene fuori su Nature Medicine un calcolo della carica virale, cioè la vera quantità di virus che c'è nelle vie aeree e la contagiosità che ne consegue. Vedete, io non ho molto tempo, però guardate come vengono stimati, per esempio, a questo punto il periodo di incubazione. Guardate giù in basso nel grafico, guardate sulla destra. Vedete che il periodo di incubazione medio è di 3-4 giorni, ma può essere anche di 10. Vedete il profilo di infettività? In generale dura, sì, lo dicevamo, 5-6 giorni, ma in realtà ci mettete anche l'incubazione, sono già 15, e come avete visto sono probabilmente anche 30-40 in alcuni casi. Allora, tra l'altro, io sto seguendo dei casi in modo indiretto, io non sono in prima linea per ragioni di età e di tipo di vita, però
mi trovo continuamente a dover seguire delle persone. Allora vi assicuro che persone che hanno avuto il Covid e che hanno il tampone positivo e quindi sono sicuramente infettive ancora per lungo tempo, sono tantissime. E questo lo dico perché almeno cerchiamo di capirlo, visto che già si va verso la sospensione di tutte le forme e le regole del lockdown. Io dico, cerchiamo di essere graduali e consapevoli. Basta, non voglio continuare su queste cose perché penso che ci siamo capiti. Passiamo agli altri temi più attinenti al virus. Questo virus dà immunità? Questo è un virus che ha fatto il salto di specie. Questo si chiama una quasi species virale. Quindi quello che noi sappiamo è che probabilmente ci metteremo tempo ad avere un'immunità verso un virus che continua a mutare. Quello che sappiamo è che in generale dovremmo calcolarla così, questo l'ha fatto un collega pediatra, vedete, in generale dopo 7 giorni, 10 giorni dai primi sintomi si dovrebbero cominciare ad avere le IgM e poi le IgG. Ora questo significa, andiamo a fare tutti i test sierologici, magari questi che vendono a 40-50 euro, non serve in questo momento, servirà tra poco, cioè servirà più che altro per capire quale parte della popolazione si è immunizzata. Perché lo dico? Perché non ho trovato molti colleghi in Italia che volessero studiare questa cosa, ho fatto riferimento a dei colleghi francesi, un virologo in particolare che stimo molto, stiamo lavorando per fare almeno delle proiezioni collegate al vecchio coronavirus, ma è sempre più chiaro, lo dico, tanto sono notizie non belle, ma sono veritiere, che il coronavirus probabilmente attuale può dare delle reazioni crociate con quello precedente, probabilmente le modalità di immunizzazione sono simili, soltanto quelli che hanno fatto casi significativi si immunizzano stabilmente. Quindi non basta incontrare il virus in piccole quantità, tanto più che, come dicevamo, vado un po' rapidamente, se no non ce la facciamo, tanto più che il lockdown riduce le possibilità di incontro col virus. Quindi adesso andiamo alle sottovalutazioni. Scusate, ma anche qui, quando io continuo a leggere che un virologo, Giulio Tarro, su tutti i giornali, tra l'altro con grande successo, dice il coronavirus non è l'Ebola, il vaccino non serve, secondo me, lo dico con rispetto ma con apprensione, farebbe bene a guardarlo sto virus, perché secondo me non l'ha guardato, non ha guardato le sequenze, non ha visto che tipo di virus è, parla perché è convinto nella sua esperienza che un virus respiratorio probabilmente si comporta, come hanno detto all'inizio, vi ricordate, molti infettivologi, come un po' i virus influenzali. Non ha niente a che vedere con questo, con quello che sta succedendo. Chi sono i guariti? Un'altra domanda. I guariti sono i soggetti che sono dimessi dagli ospedali perché non hanno più sintomi? Assolutamente no. I guariti sono quelli che veramente non sono più portatori del virus. Quanti sono stati i soggetti molto esposti? Allora, questo secondo me è stato l'errore in assoluto grave e la più grave responsabilità di chi continua a sottovalutare. Cioè, noi abbiamo avuto, adesso questi sono dati, come vedete, dei primi di aprile, non ho neanche fatto il tempo ad aggiornarli. Attualmente noi sappiamo che più di 20.000 operatori sanitari sono contagiati e che i decessi tra i medici sono circa 130, credo, l'ultimo dato che ho visto di 2-3 giorni fa. Cioè 130 medici deceduti per un virus non ha niente a che vedere con un virus influenzale. Non era mai successo. Quindi cerchiamo di essere quantomeno cauti. I dati ufficiali non ci aiutano, allora orientiamoci sul virus, d'accordo? Ora questa è l'ultima parte, non vado nei dettagli estremi, però vi faccio vedere, questo è il coronavirus. Il coronavirus lo si conosce, i coronavirus li conosciamo da tanti anni, da una trentina anche abbastanza bene, ma il coronavirus attuale, che dicevo al 70% è simile al coronavirus che vedete qua illustrato, che era quello della SARS. Cosa ci serve capire? Ci serve capire due o tre cose. È vero questa storia del passaggio dal pipistrello all'uomo? Guardate, è l'ipotesi basata giustamente sul fatto che il 96%, lo sottolineo, del genoma di questo virus è il genoma di un coronavirus dei pipistrelli. Quindi non ci sono dubbi che viene di là. Che cosa però? Il virus
Quindi l'RNA virale è un RNA virale che viene da un pipistrello. Dove è successa questa trasmissione? Questo non ve lo può dire nessuno, perché quello che sono, vedete, gli alberi genealogici per intendersi, la filogenetica, la cladistica del virus, parla chiaro. Noi sappiamo che il virus ha questo 96% di RNA virale di un virus del pipistrello, ma sappiamo anche che la proteina spike, che vedete, quella aggancia, quella specie di piccolo trifoglio blu che vedete lì, quello che aggancia le vie aeree, è mutata in modo drammaticamente pericoloso probabilmente qualche mese fa, ma le mutazioni non erano nel virus del pipistrello. Come siano finite nell'attuale virus non lo può dire nessuno. Io continuo a pensare che sia stato un incidente o che addirittura sia avvenuto in natura. Non credo che qualcuno si sia messo a manipolare il virus per farlo circolare. Perché? Perché io insegnavo, ho fatto anche qualche docenza nei master su queste cose, che mentre le armi nucleari e le armi chimiche, quindi le armi cosiddette non convenzionali, sono usate purtroppo per un motivo che chi le usa sa chi colpire, il virus non è usabile in questo modo, perché chi lo mette in giro può essere la prima vittima. Perché? Perché gli agenti biologici non hanno un raggio spazio-temporale di utilizzo prevedibile, capite? Non, quindi è molto più probabile che sia successo o in natura o per un errore, nel senso che è uscito da un laboratorio dove si lavora su questi virus, lo continuo a sottolineare, è necessario che lavorino. Io ho colleghi, anche che stimo molto, che lavorano sui coronavirus. Non sono quelli, per esempio, di cui ha parlato il telegiornale Leonardo nel 2015, che veniva fuori il servizio, sono stati cinesi. Scusate, non c'entra nulla, ci lavorano in tutti i laboratori del mondo. Perché? Ufficialmente perché dobbiamo trovare farmaci e vaccini. Qualcuno dice non è vero, chissà cosa ci fanno, non lo so, ma io credo che sia necessario, perché comunque in natura questo tipo di eventi succede. Ci sono state le pandemie del 1918, del 1957, del 1968, e se la viaria non è diventata un dramma cosmico, planetario, è stato solo perché l'H5N1 e anche l'H9N2 e l'H7N7, che erano affini, non hanno fatto quest'ultima mutazione che adesso vi faccio vedere, che purtroppo questo virus ha fatto. Questo è il genoma virale. Ora, ovviamente, non entro nei dettagli, però guardate lì sulla destra, dove c'è scritto spike protein, vedete cosa significa mutazioni. Noi sappiamo che purtroppo nel giro di pochi mesi, e capite l'enorme complessità di cui stiamo parlando, Sua Maestà SARS-CoV-2, lo vedete lì. Ora uno immagina, siccome sulla capocchia di uno spillo ce ne sta un miliardo, uno lo immagina come una creatura semplice. Assolutamente, guardate lì che cos'è, soltanto l'RBD domain, cioè il dominio, che è praticamente dove c'è la parte del virus che deve agganciare la nostra proteina recettoriale che si chiama ACE2. Guardate che cos'è. Ora lì basta cambiare due amminoacidi perché il virus si aggancia e non si agganci. Ora voi pensate che tutto questo in qualche modo lo si possa costruire, che qualcuno possa lavorarci? Io ci credo, anzi lo so, devo dire, la reverse genetics esiste, ma è molto più probabile che sia avvenuto per una serie di ricombinazioni, di riarrangiamenti naturali, chiamiamoli così, che non sono naturali, perché noi stiamo creando le premesse per questo disastro, perché i nostri ecosistemi sono completamente alterati, per non parlare dei mercati e delle catene alimentari. Allora, detto questo, continuo a dire, vedete l'aggancio, continuo a dire, faccio vedere solo le cose che reputo importantissime per capire. Questo virus aggancia i recettori delle vie aeree, che purtroppo non sono solo nelle vie aeree, sono anche negli endoteli, è una malattia sistemica questa, è una malattia che parte dal, lo dico, scusate, per alcuni anche colleghi infettivologi che inizialmente inevitabilmente si sono trovati di fronte a qualcosa che non conoscevano. Questo è un pandemico, questo è un virus che non può essere valutato con i metri comuni. È un virus che ha fatto queste mutazioni, quindi è in grado di fare questo tipo di danni. È un virus che utilizza le nostre proteine, anche quelle interne alle cellule, per farsi
per trasformare le nostre cellule non solo nel polmone ma anche nel resto dell'organismo come fabbriche di virus per farsi migliaia, milioni, trilioni di copie di sé. Questo virus, che in qualche modo è simile nei comportamenti a tutti gli altri virus, ha una caratteristica diversa, come ce l'hanno l'H1N1 del 1918, l'H5N1 del 1997, il coronavirus del 2003, hanno la capacità di innescare nell'organismo delle reazioni paradossali, per cui questo è il quadro delle proteine attivate, ma capite, non ci fermiamo, ma lo diciamo rapidamente. Praticamente questo virus aggancia i recettori ACE2 in tutto l'organismo e scatena delle reazioni che vanno da un'endotelite sistemica a una coagulazione intravascolare disseminata a una polmonite che drammaticamente può evolvere in pochi giorni in fibrosi. Cioè, capite di cosa stiamo parlando? Quindi basta, io quando sento ancora personaggi, scusate, che dicono: ah, io sono un virologo, vi rassicuro, il virus non è così tremendo, abbiamo esagerato. Scusate, questo virus è potenzialmente tremendo. Se noi riusciamo a fermarlo in tempo e se noi riusciamo a rallentarne la diffusione, se noi mettiamo in sicurezza finalmente gli ospedali nei prossimi mesi, se noi proteggiamo gli operatori sanitari che hanno il diritto di chiedere una protezione che non hanno ricevuto in modo sufficiente, noi forse, e io lo spero, evitiamo il disastro. Altrimenti il disastro è possibilissimo nei prossimi mesi. Allora, detto questo, come sapete, da qualche giorno circola questa sicuramente verità, e cioè che chi ha un endotelio già infiammato, chi ha una disfunzione endoteliale per ragioni di età, o perché è grande fumatore, o perché ha la sfortuna di avere una patologia metabolica, è molto più aggredibile dal virus e soprattutto, perché questa è la differenza, può sviluppare questa forma drammatica che si chiama cytokine storm, tempesta di citochine. Non è il virus come tale che è lesivo, è la tempesta di citochine che viene attivata dal fatto che l'endotelio è infiammato da mesi o da anni. Allora, capite che però di fronte a questo non si scherza, la risposta iniziale, il virus può determinare un po' di febbre, eccetera, la gran parte delle persone se ne escono così, non è detto che facciano immunità, ma quando invece l'organismo reagisce perché c'ha già un endotelio infiammato in questo modo drammatico, guardate che non si scherza più. Allora, qui bisogna individuare, e i clinici ormai stanno imparando, chiaramente ci hanno messo un po' di tempo, cosa fare nelle varie fasi, e le varie fasi sono fondamentali, perché se io, come alcuni hanno fatto, sparo stupidaggini colossali su YouTube e dico: ah, perché il virus in Giappone l'hanno fermato con un antivirale a specifico, basta con sta roba, non esiste questa roba, saremmo già tutti tranquilli. Non è così, ovvero qualcun altro che dice: abbiamo la terapia assoluta, possiamo fare la terapia con anticorpi monoclonali. L'anticorpo monoclonale si deve usare in una certa fase, in un ospedale, ovviamente in un reparto dove lo si sa usare, al momento in cui parte la tempesta di citochine. Se lo si usa prima, non solo è inutile, è pericoloso. E così vale per tutte le possibilità che abbiamo. In questa figura, che è venuta fuori 2-3 giorni fa, vedete i punti di aggancio, capite che se io voglio fermare il virus all'inizio, devo fermarlo quando sta entrando nelle cellule grazie al recettore. Se io riesco a fermarlo quando si sta replicando, devo usare degli antivirali specifici per bloccare quella replicazione. Se io lo voglio fermare quando sta uscendo dalla cellula, devo avere dei farmaci che lo bloccano qui. Nella fase intermedia, vedete che c'è scritto clorochina e idrossiclorochina. Non si sa se è vero, alcuni studi sono a favore, altri no. Però che la clorochina possa bloccare la fusion del virus e quindi la possibilità del virus di collegare la propria membrana, il proprio capside con la membrana cellulare e quindi di fatto di bloccare la fase centrale, questo in alcuni studi è venuto fuori, quindi io credo che in una fase come questa usare la clorochina e l'azitromicina, che si è visto che favorisce tutto questo, nei casi già critici o quantomeno no, scusate, nei casi relativamente gravi ha un senso. Nei casi critici sono gli unici che devono andare veramente nei reparti attrezzati per essere Covid,
che in Italia non esistono, che esistono in parte, che esistono per esempio al Cotugno, dove qualcuno ha capito fin dall'inizio, perché avevano già un piano da alcuni anni, e ha saputo costruire il vero reparto Covid, cioè il reparto in cui nei prossimi mesi lo dovremo avere in tutti gli ospedali più importanti d'Italia, in cui il virus non rischia di aggredire tutte le persone che sono attorno e che si trovano sventuratamente perché operatori sanitari, poi si parla sempre dei medici, ma ci sono anche gli infermieri morti. Di fatto non deve più succedere qualcosa di simile. Quindi cerchiamo di essere chiari, basta con le stupidaggini, perché ecco, sono stato molto criticato e chiedo scusa, perché in quella intervista ho detto che ci sono dei cretini che dicono che il virus è un virus banale, eccetera. Non si dicono queste cose, lo dico, chiedo scusa. Allora, non sono cretini, il che è peggio, perché vuol dire che se non sono cretini capiscono. E quindi di fronte a questi dati, con veramente 25.000 operatori sanitari contagiati da un virus potenzialmente mortale e almeno 130 colleghi morti, e con quello che abbiamo visto Bergamo-Brescia, veramente cerchiamo di non dire se non si tratta di un problema di intelligenza. E non mi riferisco tanto a colleghi, io ho sentito, visto e veramente ho pregato di non ascoltarli più personaggi che non hanno neanche una laurea in medicina o in biologia, dire in giro su YouTube e ascoltati da 200.000 ascolti che il virus loro hanno capito, non si sa perché, per scienza infusa, che è un banalissimo virus, eccetera, e che è stato tutto amplificato. Allora, veramente, basta. Io chiedo, prego di non ascoltarli più e soprattutto di dire loro, guardate, avete detto anche troppo, cercate di smetterla. Allora, per concludere, vedete i dati sui bambini. Questo è il primo studio importante fatto dai cinesi, pubblicato sul New England Journal of Medicine. Vedete che la gran parte dei bambini hanno pochi sintomi, il che li rende ovviamente, tra virgolette, pericolosi per gli altri. Perché il bambino che in generale ha solo febbre, qualche volta diarrea, un po' di faringite, chiaramente è difficilissimo da diagnosticare. In questo momento, i pediatri lo sanno bene, bisogna tutti i bambini che hanno questi sintomi cercare di stare molto attenti perché possono essere portatori. Bisogna fare ovviamente il monitoraggio in famiglia, bisogna ricordare che c'è una parte di questi bambini che comunque hanno dei quadri gravi, sul piano radiologico è tipicamente una polmonite interstiziale. Il bambino stesso rischia poco, ma il nonno, come qualcuno ha detto, del bambino rischia moltissimo, soprattutto visto che si parla già di ripartire con le scuole, eccetera. Un attimo di attenzione a questi grafici. Quanto dura la contagiosità del bambino? E lo ripeto, in buona parte non neanche sospettabile, dura praticamente come l'adulto. Guardate, questo è un preprint, è stato non ancora pubblicato definitivamente su Pediatrics, che grosso modo conferma i dati cinesi e dice il 90% dei bambini sono asintomatici, lievi, eccetera, hanno casi moderati, d'accordissimo, però andate a vedere un po' l'articolo se volete, vedete che c'è qualcosa che un pochino preoccupa, perché è vero che la gran parte sono o asintomatici o con pochissimi sintomi, ma se voi andate a vedere meglio, nei bambini più piccoli ci sono i casi più gravi, questo per esempio non era preventivato e non viene detto, ci possono essere casi in cui, come vedete, c'è dispnea, cianosi centrale, saturazione di ossigeno sotto il 92, sono già casi gravi. Nei piccolissimi possono raggiungere il 10% questi casi, e anche con alcuni casi critici. Critici significa, vedete, che si va verso il distress respiratorio acuto e c'è bisogno di un ricovero, si rischia perfino l'encefalopatia. Quanti sono? Pochissimi, per grazia di Dio. Sono pochissimi attualmente, come abbiamo capito, dobbiamo immaginare che potrebbe anche essere che nei bambini, nei giovani, il quadro non sia così banale se il virus tornasse, quindi dobbiamo impedire tutto questo. Questo è un articolo che mi pare l'altro ieri, fa vedere, questo è di una ventina di giorni fa, questo fa vedere quanto dura nelle feci, non è in tutti, ma nei bambini si è visto che c'è una contagiosità, ecco questo lo dobbiamo dire, per esempio, non solo i pediatri ormai lo sanno, ma anche nelle famiglie.
Ora, mi arrivano moltissime mail come queste, lo faccio vedere solo per testimonianza in un certo senso. Vedete, queste sono due mamme, una e due, che raccontano i loro drammi, che sono andati a finire bene, ma devo dire non per merito nostro, perché pure ospedali importanti, scorro perché non mi piace fare accennare a quali sono i luoghi in cui è avvenuto, hanno continuato a rassicurare fino a pochi giorni fa dicendo: guardi, probabilmente è un fatto banale. E le mamme invece capivano, anche perché in famiglia avevano, diciamo, parenti per esempio con sintomatologia significativa, se non già seria e grave, ma mancando i tamponi non hanno tamponati né loro e neanche accertato i familiari. Ecco, quindi siamo ancora impreparati. Lo dico perché, per concludere, visto che si parla tanto del fatto che ormai basta col lockdown, dobbiamo uscirne, non ne possiamo più, è chiaro che non ne possiamo più, vale per tutti, ma dobbiamo tener conto che ci sono 6 punti chiave che sono stati dichiarati giustamente dall'OMS. Leggiamoli insieme e chiediamoci: ci siamo? Abbiamo, primo punto, bloccato la catena di trasmissione? È sotto controllo? Scusate, non mi pare. Cioè, abbiamo fatto, lo vediamo, una serie di misure abbastanza idonee, questo è il punto 4, chiudendo le scuole, cercando di chiudere i luoghi dove c'è molta gente. Ora, già cominciamo a dire riapriamoli. Ora, ma se il punto 1 non è osservato, se la trasmissione continua, in modo molto minore, perché il lockdown è stato abbastanza drastico da un mese a questa parte, vuol dire che ci sono dei punti dove non si è fatto a sufficienza, giusto? Per esempio, punto 2, il sistema sanitario è attrezzato per rilevare, testare, isolare e trattare i casi e ritrattare i contatti? Io non rispondo perché mi pare che sia automatica la risposta. No, non siamo ancora stati attrezzati, addirittura non abbiamo a sufficienza tamponi da fare ai nostri colleghi che sono in prima linea, che i rischi di epidemia siano ridotti al minimo in contesti speciali, dunque come strutture sanitarie e residenze sanitarie, io l'ho sottolineato, ci sono questi rischi, ma soprattutto non li si è evitati e non li si eviterà se non facciamo attenzione a usare bene i mesi della, speriamo, rallentata diffusione del virus. Noi non possiamo dire adesso ci andiamo tutti al mare, adesso usiamo per bene i prossimi mesi per scongiurare che succeda di nuovo, diciamo a settembre, ottobre, a novembre, quando può purtroppo tornare in forma grave, e cerchiamo di fare in modo che in quel caso il virus non entri negli ospedali, si siano create strutture alternative. Io ho chiesto alla fine di gennaio, per un piano che avevamo messo a punto già anni fa, di utilizzare altre strutture e non utilizzare gli ospedali. Questa volta che lo facciano, che non facciano entrare più il virus in ospedale, se non nei reparti dove, guarda Cotugno, e che ce ne devono essere 20 di Cotugno, 30 di Cotugno, cioè di luoghi in cui gli operatori sanitari siano in sicurezza e si sappia cosa fare. Solo lì il virus deve entrare, altrimenti il virus deve essere riconosciuto sul territorio e ci vogliono aree sanitarie specifiche perché chiunque abbia sintomi, anche banali, possa essere diagnosticato e quarantenato fino a quando non si scioglie il dubbio. D'accordo? Ma questo vale anche per i contatti. Quando c'è qualcuno che è positivo, come in Giappone, come in Cina, come in Corea, come in tutti i paesi e come in Germania, perché appunto la differenza c'è, i contatti vanno quarantenati fino a quando non c'è la sicurezza che non siano positivi anche loro. Tutto questo significa capacità di gestire rischi, vedete il punto 5 e il punto 6, ultimo punto, bisogna informare la comunità, sì, ma in questo modo. Cioè, scusate se lo dico, io non è che voglio dire sono io che vi sto informando e gli altri no, però dico quantomeno dobbiamo informare della realtà dei dati epidemiologici, delle misure da prendere, della pericolosità del virus. Io non sono di quelli, anzi, sono convinto che non ha senso reprimere quelli che dicono, non dico più stupidaggini, però dico dati non veritieri sul virus e sulla sua pericolosità. Non sono mai per la repressione. Però ditegliele queste cose, o quantomeno chiedetegli un confronto, perché invece non è così, come non è vero che il virus in estate ci lascerà, perché gli studi, questo è l'European Respiratory Journal, fanno pensare che la radiazione ultravioletta e il caldo disturbi poco il virus, quindi magari lo rallenterà e lo speriamo, ma non lo elimina, sottolineiamolo perché qualcuno
di nuovo parlo di quel virologo che ha detto l'altro giorno, io so bene cosa fanno i virus respiratori in estate, se ne vanno. Sta parlando d'altro, non sta parlando di questo tipo di virus, diteglielo. E qui per finire ho messo questa immagine che negli Stati Uniti veramente sta dilagando, cioè si lamentano tutti, hanno ragione, molto spesso è difficile perfino trovare i tamponi. Ora vogliamo trovarci di nuovo a settembre, di nuovo a ottobre, col fatto che ci dicono ah, non eravamo preparati, pensavamo che il virus non era così pericoloso, non abbiamo i tamponi perché tutto sommato ancora non potevamo averli o cose di questo tipo, e soprattutto non siamo in grado di proteggere. Guardate l'operatore sanitario come va protetto, ne avete visti molti voi negli ospedali in Lombardia di protetti così? Ecco, questa è una domanda quasi retorica, mi fermo qua e credo di avere detto quello che mi pare che dovevo dire, spero di non avere troppo allarmato, spero che siano state informazioni utili e poi...